Per la prima volta vengono esposte tutte e 16 le fanciulle d'Abruzzo, che è questa serie di sculture in ceramica dipinta a mano che Summa realizza a partire dal 2008. E questo appunto, oltre ad essere la prima volta che vengono esposte tutte insieme, sono idealmente in dialogo con la vetrata del Consiglio regionale. Un omaggio a Franco Summa, che è un progetto espositivo che è articolato in tre differenti tappe e luoghi della città dell'Aquila. Il punto di partenza è il Maxi, dove è presente una selezione di opere dalla serie Segnaletica Spirituale del 1971, ed è un punto di partenza sia progettuale ma anche cronologico, perché è una delle prime opere che vengono presentate all'interno di questa esposizione diffusa. La seconda sede della mostra è all'interno della Fondazione Giorgio De Marchis, dove che ha un taglio più progettuale, in quanto sono presentati per la prima volta i quattro studi per l'arcobaleno culturale, che è una riflessione, un progetto e una definizione che è una chiave di volta nel lavoro di Franco Summa. La terza e ultima tappa, soprattutto in ordine geografico, è quella dove ci troviamo adesso, che è quella della sede del Consiglio regionale d'Abruzzo, dove sono già presenti due opere all'interno della collezione del Consiglio regionale, tra cui la vetrata, che è stata realizzata appunto quando è stato ricostruito l'edificio, e una serie di vasi con delle ceramiche di Castelli. E quest'ultima parte della mostra ha un aspetto proprio più legato a quella che è la produzione di nuovo sia architettonica e anche pittorica di Franco Summa. Sono infatti presenti modellini della Porta del Mare, questo grande progetto di arte pubblica che lui realizza prima in maniera effimera, adesso in corso di realizzazione che verrà realizzato successivamente in maniera permanente nella città di Pescara. Tutto quello che è stato la sua relazione con l'arte era un'arte intesa come impegno civile, personale e anche spirituale, da qua anche come viene ripreso il titolo dell'omaggio.